Dunque, l'intervento che abbiamo previsto in progetto consiste nel ripristino dell'impalcato di questo ponte, un ripristino che parte dall'intradosso dell'impalcato, quindi le travi e i traversi, e un ripristino all'estradosso sul piano stradale. Dobbiamo smantellare prima la pavimentazione per poi fare un rinforzo sulla soletta. Si tratta di lavori che richiedono una specializzazione e abbiamo la fortuna di avere un'impresa che ha maturato numerose esperienze in questo settore, quindi siamo fiduciosi che i lavori possano essere fatti nei tempi previsti e con maestranze che possano garantire un buon risultato.